Ciao ragazzi, siete pronti per dei prodotti Pokémon a prezzi da paura? The Poké Hunter Store è il negozio online dove potrete trovare moltissimi prodotti Pokémon insieme a tantissimi pre-order di nuove espansioni. Perciò che cosa state aspettando? Il link è giù in descrizione. Sono Nick, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qua perché finalmente vorrei parlarvi dei nuovi set che sono stati spoilerati per quanto riguarda la lingua Jab, ovvero Skystream e Towering Perfection, i due set che riguardano Rayquaza e Duraludon, set che uscirà il 9 di luglio in Jab, invece da noi uscirà ad agosto tramite Evolving Skies. Finalmente ragazzi, come potete vedere dalla schermata, sono stati spoilerati i Pokémon principali sia in versione V che B-Max, e sono stati spoilerati anche gli artwork dei pacchetti, e oggi parleremo più o meno di come sarà distribuita l'espansione, degli artwork eccetera eccetera. Come potete notare ragazzi, è stato inserito il tipo drago in una nuova grafica molto molto bella ragazzi, questa è spettacolare, secondo me è una delle cose migliori di questo set. Possiamo notare qui dalla schermata che finalmente, come dicevo prima, sono state spoilerate le carte dei principali protagonisti di questa espansione, ovvero Rayquaza VMAX, che trovo davvero molto carino, anche se mi aspettavo leggermente di più da una carta simile. E poi abbiamo quello schifo immondo di Duraludon, che non mi piacerà mai neanche fra mille anni. Devo dire però che la versione V non è così brutta, ma la versione VMAX è veramente un pugno negli occhi. Ragazzi, cosa sconcertante di questo set che uscirà in Jap il 9 di luglio e che sarà distribuito soltanto tramite il sito della Pokémon Center e tramite lotterie speciali. Quindi per accedere a questo set sarà veramente molto difficile. Logicamente, cosa vi consiglio ragazzi? Aspettate assolutamente che sia agosto per comprare questo set. Lo comprate in italiano e in inglese, in Jap lo lascerei perdere. Anche perché sì, è molto interessante perché c'è Rayquaza, ma le carte per il momento non mi ispirano più di tanto. Adesso andiamo a vederle. Qua abbiamo alcune comuni che logicamente non ci interessano più di tanto. Abbiamo Marip, abbiamo robe come Ampharos, questo è molto carino come artwork. Poi abbiamo ragazzi questo bellissimo Dragonite V, che non mi dispiace per nulla, quest'altro che è molto carina. Abbiamo Rayquaza V, Rayquaza V lo trovo molto più bello rispetto al VMAX, che è molto confusionario se non vederlo ragazzi. Se avessero fatto uno sfondo diverso sarebbe stata molto bella come carta, però Rayquaza in questo sfondo si perde moltissimo, quindi mi aspettavo leggermente di più ragazzi. Abbiamo altre carte di tipo drago, molto molto belle ragazzi, tipologia drago è molto bella, e hanno inserito questa nuova cosa qua sopra, vicino al tipo drago hanno messo tre artigli, mi pare in tutte le carte forse, se non ho capito male, sì infatti lo abbiamo anche qui, e se avete notato bene queste carte qua non hanno nessuna debolezza, cioè sono carte senza debolezza, quindi sarà un set davvero molto interessante per quanto riguarda il competitivo. Per quanto riguarda il collezionismo, niente ragazzi, non è così tanto hyperoso come pensavo invece doveva essere. Qua abbiamo un bellissimo Dialga, abbiamo anche Noivern V, almeno credo si chiami così, adesso non mi viene in mente, sì, Noivern c'è scritto lì. Questa è un artwork molto bella ragazzi, molto molto bella, non vedo l'ora di vederla full art anche, qui non è stata messa. E qua abbiamo il Duraludon V, quello che vi dicevo prima, insomma, non mi dispiace questo artwork, è molto carina, ma ragazzi il VMAX veramente non riesco a guardarlo, è una cosa orribilante ragazzi, è un Pokémon veramente brutto, cioè un palazzo con i piedi. Abbiamo altre carte qua, un Drampa, artwork veramente orribile, e sono state spoilerate anche delle carte promozionali speciali
che riguardano sempre Rayquaza. Questa è una carta molto bella. Questa invece andrei assolutamente a ponderare l'acquisto, perché è molto molto carina. E queste carte saranno distribuite se si comprano 10 bustine di Skystream o Towering Perfection. In Giappone verrà data una bustina speciale che può contenere una di queste carte promo, quindi saranno abbastanza inaccessibili per il fatto che il tutto sarà distribuito tramite lotteria, ovvero tutti i prodotti. Ed una cosa veramente terribile, terribile ragazzi, ma già l'avevo annunciato tramite Evirus che tutte le espansioni a uscire dopo di quella dovevano essere distribuite tramite lotteria, perché c'era troppa gente che voleva quella roba. Ma siccome ormai siamo pieni di bot, lo scalping continuerà ugualmente, purtroppo. Comunque abbiamo anche Duraludon, che non mi dice assolutamente nulla. Abbiamo Altaria, che è molto carino. Drampa, mi fa veramente cacare. E poi abbiamo sto coso che non mi ricordo come si chiama, ma fa niente, molto carino anche questo. Tartanator, scusatemi, adesso l'ho letto lì sotto. Ragazzi, l'unica cosa che veramente mi hypa ancora di questa espansione è soltanto una, ovvero il Rayquaza alternativo. Non so se lo fanno uscire in maniera normale, ovvero V, o nella maniera VMAX. Adesso questo ancora non si sa e non è stato ancora detto. Sicuramente ragazzi è l'unica cosa veramente a cui punterei di questo set per il momento, perché ancora Gold e altre fuoriserie non sono state spoilerate. Come i pacchetti ragazzi, che sono davvero tanta roba, questi pacchetti sono bellissimi. Comunque dicevo che l'unica cosa a cui andrei veramente a puntare è il Rayquaza alternativo o VMAX che sarà, perché secondo me sarà una carta bellissima e ipervalutata. Quindi se proprio il set vi fa cagare, come me in questo momento, non lo sto apprezzando più di tanto, cioè è carino ma non crea questo grande hype, se proprio non volete prendere i prodotti perché costeranno probabilmente un occhio della testa, visto che la roba sarà distribuita tramite lotteria, punterei soltanto al Rayquaza alternativo. Anche perché, ripeto, il VMAX e il V non mi ispirano più di tanto. Logicamente, in termini di mercato o altre cose, non vi consiglio l'acquisto di nessun prodotto di queste espansioni in Jap, perché a mio parere non dicono nulla. Poi logicamente i pareri sono personali e alcune persone può piacere e invece alcune non può piacere. Quindi se vi piace l'espansione e tutto, allora logicamente vi consiglio di comprarlo, anche se i prezzi non so come saranno ragazzi, secondo me saranno un po' altini per via della lotteria, però non si sa mai. Poi logicamente in questo periodo è pieno di persone che hanno comprato bot da inserire nel sito del Pokémon Center per acquistare più roba possibile, ed è una cosa veramente abominevole. Sicuramente ci sarà dello scalping anche su questa espansione, che sono sicuro ormai ne siamo pieni. Però se posso dirvi la mia, stavolta io questa espansione la boicotterei, cioè non comprerei nulla, aspetterei direttamente agosto Evolving Sky, che avrà magari all'interno Rayquaza e Duraludon e altre belle mine. Logicamente, vi ripeto, devono ancora spoilerare tantissime alternative, full art e fuoriserie, quindi quello che io vi sto dicendo è forse un po' azzardato, però per il momento non comprerei nulla per i protagonisti che sono stati spoilerati in questo momento. Però magari potrei cambiare idea. Ancora molte notizie devono uscire e usciranno molto presto probabilmente, visto che comunque siamo agli sgoccioli, ormai manca soltanto più o meno un mese, quindi siamo veramente lì lì. Ripeto ragazzi, per il momento aspetterei soltanto il Rayquaza alternativo, che secondo me sarà bellissimo. Non penso lo faranno uscire in versione shiny come ipotizzavo moltissimi video fa, però sicuramente sarà una carta di veramente una bellezza inaudita. Qua non hanno ancora spoilerato prodotti o come sarà il box finale, però su quello secondo me sarà una cosa molto carina. Però ripeto, non punterei troppo in questo momento su questo set e non lo strapagherei, come sicuramente accadrà
fra un mesetto. Quindi ragazzi, tirando un po' le somme, per il momento sono leggermente deluso da ciò che hanno spoilerato e da ciò che è uscito per quanto riguarda questa espansione. Vorrei sapere anche la vostra, magari qui sotto nei commenti, vorrei sapere cosa ne pensate per il momento di questa espansione, se vi piace o se andrete comunque a ponderare l'acquisto. Per il momento le notizie sono queste, sono quelle principali che vi ho dato oggi. Ripeto, sicuramente ne usciranno tante altre, ma dobbiamo aspettare le prossime settimane. Se usciranno delle alternative molto succose in questo set, ma dubito, perché principalmente il Pokémon più ambito era Rayquaza, tutto il resto è molto da secondo piano. Forse metterei vicino a Rayquaza Dragonite, perché se facessero uscire un'alternativa di Dragonite sarebbe tanta roba, a mio parere. Quindi metterei anche lui nella classifica, anche perché Dragonite è un Pokémon di prima gen e a mio parere è un drago obeso bellissimo. Quando verranno spoilerate altre robe, sicuramente punterei all'alternativa di Rayquaza e, se ci fosse, anche a quella di Dragonite. Bene, ragazzi, incrociamo le dita. Comunque, ripeto, vorrei sapere anche la vostra qui sotto nei commenti. Ragazzi, con le notizie succose di mercato per oggi è tutto. Come al solito, ragazzi, prima di lasciarci vi invito a lasciare un bel like al video, passate da tutti i link in descrizione qui sotto. Vi ricordo che con il codice sconto NICKEIDA3 avrete il 3% di sconto su tutti i prodotti del PokéHunter Store. Detto ciò, detto tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!